Interessantissimo l'approfondimento di oggi perché andremo a presentare un poliambulatorio e andremo a capire l'importanza di alcuni servizi proprio per la gestione in un qualche modo efficiente della nostra salute. Capirete presto perché. Il poliambulatorio in questione è Poliambulatorio Leonardo, specializzato proprio in servizi ambulatoriali ma soprattutto anche a domicilio, e ne parleremo dalla voce del suo amministratore, il dottor noto Walter Biscotti. Benvenuto. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Un saluto a lei e grazie mille di aver accettato il nostro invito. Molto piacere. Allora, dottore, penso che sia molto importante proprio il fatto di segnalare cosa risolve un ambulatorio che fa servizio domiciliare e anche capire l'importanza nel vostro caso di affrontare da un punto A a un da un punto alfa a un punto omega, si diceva una volta, una problematica che riguarda la salute, perché questo ha degli aspetti, come ho detto, che aumentano l'efficacia, soprattutto nella cura, nella gestione di una cura, che quindi poi rendono anche più in un qualcosa efficace il risolvere il bisogno di salute. Ma prima di fare questo dobbiamo capire su cosa è specializzato il suo poliambulatorio. Sì, allora diciamo dal 2006-2007, almeno qui avendo studiato a Tor Vergata, quindi a Roma, ho fatto delle valutazioni perché ero poco informato sull'assistenza a casa. E qui ho detto: ma se sono poco informato io, anche i cittadini, anche i Certo. pazienti, ho detto, ma cosa veramente a casa si può fare, cosa può servire, cosa manca? A Roma c'è tutto, non c'è tutto? E allora lì, da una mia domanda interiore, è diventata una domanda esteriore che ho posto a Certo. colleghi, operatori, ho valutato tecnologie anche se c'erano o non c'erano all'epoca a disposizione. Anche se il 2007 è vicino, ma sono stati fatti molti passi avanti, Oh. a livello radiologico tanti. Beh, 15 anni, negli Sì. ultimi 20-25 anni è un po' cambiato il Tutto. mondo, Sì, sì, perché. sì, E sì, quindi sì. ovviamente gli ultimi 15 sono Sì. fondamentali. E quindi ho cavalcato questo cambiamento e ho cercato le ultime tecnologie in questo caso, perché ho visto che c'era un buco grande a livello soprattutto diagnostico a casa, perché il fisioterapista c'è sempre stato, viene a casa, ti aiuta, ti fa il trattamento, ginnastica attiva, passiva, Certo. aiuta alla riabilitazione, magari a rialzarsi dal letto, a chi ha avuto dei traumi, così. E su quel settore ci eravamo coperti. L'infermieristica anche, ma la diagnostica per immagini c'era un grande, grande buco. La gente non sapeva a chi rivolgersi, non sapeva se chi comunque andava a casa riusciva a fare una radiografia attendibile, perché ho scoperto anche che c'era un mercato non attendibile. E andiamo avanti. E quindi dico: no, non può essere, perché se fai un RX in ambulatorio leggibile, deve essere fatta leggibile anche a casa. Un referto medico non è un gioco, ti deve dare delle Eh beh, risposte, certo. e questo non esisteva praticamente. Allora ho trovato partner, ho trovato strumenti autorizzati, ho trovato difficoltà anche con le ASL, che se gli proponevo la cosa mi dicevo: che cos'è? Mai sentito parlare di radiologia a domicilio? Le ASL, la regione, sembrava che mi ero inventato. E infatti, diciamo che mi ero inventato Beh, un certo. servizio nuovo ma fatto bene, con i requisiti e la coscienza medica giusta. E Corretto. abbiamo iniziato a dare a tutti i pazienti un servizio radiologico a casa di qualità, con strumenti molto più pesanti nel 2007, proprio a Ecco, livello di chili, e beh. che con la tecnologia piano piano oggi pesano un po' di meno. Beh, questo è importante. È importante perché? Perché a parte che se uno ha proprio magari un problema fisico per spostarsi temporaneo, è comunque una soluzione, ma perché c'è un vastissimo mondo, sia dal punto di vista geriatrico, quindi degli anziani, che a volte sono difficili da trasportare, ma soprattutto dei disabili. Malati cronici sono persone che hanno patologie, diciamo, croniche, quindi inguaribili, che vivono dell'assistenza, però, Esatto. e poi rientrano in quei famosi che si parla: chi vuole l'eutanasia, chi non la vuole, perché sono persone che hanno diagnosi a 10, 20 anni di vita, 5 anni. Con un C'è chi, livello di qualitativo molto basso. sì, ma ho conosciuto, devo dire, perché quando si parla di eutanasia non si ha idea, secondo me, finché non ci stai dentro. E io ho conosciuto e rispetto entrambe le tipologie di persone,
quelle che ho conosciuto, quelle che la volevano assolutamente, disperati perché la volevano, e invece persone caparbie che dicono non esiste, io lotto fino all'ultimo secondo. Questa è una bella riflessione. Gravi, poi... tutte e due gravi, uguali. Certo, la allora, domanda è chi libertà, può scegliere? No, la libertà a questo punto. Io la risposta mia è la libertà. Io gli do l'assistenza a chi la richiede. Per esempio, ci è capitato un signore a Nagnina, qui dietro, un paio di anni fa andiamo per un emogas, che ha un prelievo arterioso del sangue per valutare l'ossigeno, e lui, che era comunque cosciente, pure stava male, disse assolutamente non lo faccio, ha rifiutato l'emogas, già ci ha informato la moglie, erano 3-4 giorni che non mangiava più, era gravissimo, deperito, ha detto a 5 giorni non arriva. Lui sicuramente si è lasciato morire, in quel caso nessuno glielo poteva impedire, perché non alimentarsi, perché lui voleva l'eutanasia. Ha rifiutato le cure, a noi l'ASL ci ha mandato, il signore ci ha mandato via, e noi non potevamo fare il prelievo forzandolo. Avremo un capitolo importante, sì. Su proprio sulla, è una riflessione quasi umana da questo punto di vista. Sì. Che però sarebbe... è bello chi combatte pure, e anche quelli invece stanno lì, non mollano, c'è gente... No, e lei mi fa riflettere su quanto, proprio su un argomento del genere, difficile sarebbe esprimere una posizione non nel momento espresso, in cui non sono entrata in contatto con una realtà che allora mi fa capire dove può essere l'importanza della scelta. Per me la soluzione non va espressa, che tutti vogliono parlare per gli altri, basta che ognuno si fa gli affari propri e lascia la libertà, come si dice pure quella sessuale. Certo. Ti piace un uomo, ti piace una donna, vabbè, ma alla fine purché non finisci nel mio letto, che mi frega. Brava. Sono d'accordissimo. Capito? Su questo, guarda, la libertà di cura è come la libertà sessuale alla fine. È una riflessione molto interessante questa, no? E penso proprio che sia un, come dire, un addensamento dell'esperienza che in tutti questi, sì, anni lei ha accumulato nel vedere negli occhi queste persone. C'è chi proprio, ma pure dico sì, non puoi andare, cioè soffrire veramente pesantemente tutti i giorni, e chi invece so contento, ho guadagnato un altro giorno, chi ti guarda così. Cioè entrambi comunque sono eroi, tanto, ecco, bravo, non so come dirlo meglio, proprio eroi, sì. E questo, in fondo, questo contatto, questa affrontare continuamente quelle che sono le difficoltà, le problematiche delle persone, è ciò che poi in un certo modo ha portato il polioambulatorio, dal punto di vista proprio ambulatoriale, quindi non domiciliare ma di sede fisica, a gestire, come avevamo detto, un problema dall'alfa all'omega. Perché? Perché la riflessione nasce dal fatto che sì, posso fare un pezzo del percorso di gestione della salute, ma poi scopro che i miei pazienti, nel momento in cui li faccio uscire e devono trovare qualcuno che gestisca il passo successivo, si lasciano andare, e quindi alla fine il problema non si risolve, sì. Ed ecco perché creare un poliambulatorio che possa gestire dall'analisi all'operazione chirurgica, in modo da facilitare proprio a livello funzionale la ripresa di un paziente che, andando sempre nello stesso posto, avendo sempre gli stessi punti di riferimento, seguirà nella gestione di quella malattia e non si abbandonerà tra quale professionista scelgo, dove, corretto? Mille percorsi, poi a volte utili, non utili, dispendiosi, disorientanti. Noi, infatti, lo stimolo è stato quello. A casa assistiamo il paziente su tutti i punti di vista, e nel poliambulatorio, quando invece si presentano in struttura, non facciamo, se il paziente lo richiede ovviamente, la visita cardiologica, ecco la risposta, ciao, e vanno via. No, signora, la risposta sì, ciao, vuoi andare via perché scelta, è negativa, scelta. No, stai bene, hai fatto il check-up annuale, perfetto. Se invece c'è qualcosa, ok, dobbiamo approfondire, allora noi gli rimaniamo a fianco al paziente, se vuole, sceglie di fidarsi, e chi si è fidato, devo dire che hanno tutti ringraziato. Ha continuato a tornare. Sì, chi non si è fidato è tornato dopo un anno, dice, ah sai, non ho risolto. Va bene, ci sta, ricominciamo. Ti fiderai. E beh, pure un mio amico è tornato per un intervento, fa no, c'avevo paura l'anno scorso, mo mi fa troppo male, mi metto la protesi. Va bene, applausi. Hai resistito un anno in più con la spalla sofferente, ora vieni dall'ortopedico e ti opererà e metterà la protesi.
Quindi noi seguiamo, come faceva esempio il punto di vista cardiologico, quindi vieni, fai la visita, ma dopodiché se hai bisogno puoi fare l'ecocardio, che è l'ecografia del cuore, da lì puoi fare i test sotto sforzo per vedere col ciclergometro il cuore come sta sotto sforzo, certo. Perché a volte a riposo dà degli effetti il cuore sotto sforzo ne dà altri, quindi certo. Va analizzato bene, e da lì puoi andare anche a fare la cardiotac delle coronarie, che ti dice se il cuore realmente sta bene, le coronarie sono pulite, oppure se inizia a avere delle ostruzioni. E al 20, 30, 40, 50% un giorno poi ti porteranno a un infarto. Certo. Le coronarie se ostruiscono te ne accorgi quando è troppo tardi in genere. Certo. La prevenzione è fare degli esami prima, vedere se c'è una sofferenza e capire la gestione, accertarla i tempi. Con la TAC, e quindi gestirla poi se è urgente, certo. Vai in pronto soccorso, però sai già che vai per un percorso cardiologico, sai già che dovrai essere operato per pulire le coronarie, mettere uno stent e prevenire un infarto. Non è poco. No. Dottor Biscotti, quello che volevo che venisse fuori da questo approfondimento era proprio la sua figura, che è guida di un sistema di servizi che magari si può trovare anche altrove, ma sì. Lei come persona è ciò che mi ha proprio convinto nella sua moralità umana, quindi sono molto contenta che questo sia così emerso, e vi rimando a tutti i nostri ascoltatori al sito facilissimo poliambulatorioleonardoroma.it per scoprire come poter usufruire appunto dei servizi del poliambulatorio e del dottor Biscotti, che è sempre lì. Grazie. Sì, in prima linea. Tutti i giorni. Dottore, la ringrazio davvero infinitamente. Grazie, buona giornata. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Un saluto.